Ciao ragazzi, bentornati a Wildform, sono il vostro coccodrillo Matto 700 che vi parla e siamo qui per farvi vedere che non sempre tutte le missioni sono uguali, ci sono delle caratteristiche differenti. Nel scorso video vi ho fatto vedere come ottenere i pezzi di Rino, in questo video vi farò vedere con la stessa missione che cambierà i pezzi ottenibili. Entriamo nella missione, andiamo sempre su bene, andiamo su forza e questa volta facciamo l'inversione assassino invece quello più difficile invece che quello sotto. Andiamo, scegliamo anche in che zona stare, possiamo scegliere solo dai corpus di stare e andiamo. Con questa missione qua non otterremo più gli schemi di Rino, ma otterremo pezzi differenti che vedrete alla fine del video. Aspettiamo un momento di atterrare e vedrete che la missione sarà leggermente differente. Saltiamo sempre il filmato iniziale, sbagliamo strada un pochino. Bene, questo sta in questo combattimento avremo come compagna i corpus, dovremo sconfiggere gli infested. E quindi avremo un aiuto. Chiamiamo un paio di casa. Scusate che siamo entrati qua. Quindi noi potremo sconfiggere tutti in testa in questo qua. E il corpus li aiuteremo. E così basta fare una questa. Eccolo qua, a destra c'è la fase del nemico che dobbiamo sconfiggere. È un infested. Bene, andiamo a sconfiggerlo. Attiviamo il potenziamento per fare più danni. Attacco pesante e sconfitto. Abbiamo ottenuto una carta del Parazon durante per potenziare l'accaso, insomma una carta per l'accaso. Ogni tanto cambia la carta che otteniamo, però cambia quando cambierà la missione, insomma questa missione la otteniamo sempre uguale. Esatto, che Parazon non serve, le carte del Paradiso non serve potenziale, è inutile avere anche doppini. Poi se avete dei compagni che gli servono carte del Paradiso per creare, insomma, potete scambiandole. Quindi facendo le invasioni prenderemo gli schemi per Enaïs, tutti i pezzi possiamo acquisire, tutti i suoi tre pezzi di Enaïs, le nutrici, gli schemi e i castis. Ora vi faccio vedere appena che torno sul nostro orbiter, sulla nostra navicella, che io ho già preso tutti i tre pezzi facendola solo 4 volte. Perfetto. Andiamo sulla nostra officina. Andiamo sotto Wi-Fi. Andiamo sotto Enaïs. Perfetto.
sono in casi, sono rotrice e sistemi. Mi mancava solo i casi per costruirle. Andiamo a mettere a costruire. Perfetto. Il schema qua vi faccio vedere dove ottenerlo. È facilissimo, basta avere crediti. Quindi andiamo sotto qua, andiamo su Torino, premiamo il tasto più is e scendiamo fino alla lettera N. M N, ecco, N is. Lei è N is. E qua possiamo acquistare il suo schema con 25.000 monete. E Nais, parliamo un po' di lei. I nemici sono il 20% meno precisi quando bersagliano Nais. Quindi in poche parole, quando vi sparano, invece di colpirvi, vi faranno. In poche parole, scriviamo i proiettili, più o meno. Sono loro a sbagliare il bersaglio, però. Bene, il suo potere su Is e Is invade la psiche dei nemici confondendole e facendole combattere per la sua causa Tenno. E Is beneficia inoltre di un moltiplicatore di danno sparando a questi bersagli. In poche parole, noi lo colpiamo con questo potere qua, quel nemico là si mette a combattere con i suoi alleati, quindi diventa un alleato nostro. E quando non servirà più, noi gli faremo molti più danni. Questa abilità consumerà 25 di energia e la portata di 20 metri. La durata è di 15 secondi, quindi dopo i 15 secondi il nemico tornerà normale e vi comincerà ad attaccare di nuovo. Enais, nuova vita. Enais lancia un gruppo di dadi cinetici sui nemici, usando telecinesi per correggere la traiettoria e inseguire gli obiettivi vicini, colpendo alcune difese nemiche. Consumo 50 di energia. Abbiamo 3 dadi. Durata malus 5 secondi. Riduzione difesa del 20%. Riduzione velocità del 20%. Quindi molto utile. Questo qua è con un potente ondata psistica. Enais causa follia di massa sul campo di battaglia, confondendo i nemici e spingendoli ad attaccarsi uno contro l'altro. In poche parole, si farà un attacco come su Is, ma su tutti i nemici vicino a noi, il raso di 15 metri. Il consumo è di 75 di energia. La durata è di 10 secondi. Se ci sono vari nemici vi conviene, se no vi consiglio di usare questo qua se ci sono pochi nemici, perché dura di più di tempo e consuma 25, quindi potete usarlo ben 3 volte, quindi devono essere più di 3 nemici vicino a voi per usarla entro 15 metri. Ricordatevi, fuori di 15 metri non funziona. Poi Enais assorbe tutti i danni in arrivo e canalizza l'energia raccolta in una scarica radiale esplosiva. Il danno dell'arma di Enais viene potenziato in base al danno in arrivo assorbito al termine dell'abilità. In poche parole, più danno subirete, più danni farete alla fine della mossa. Potete farla durare di più o di meno. Scegliete voi quanto farlo durare, a base quanta energia avete. In poche parole, voi consumerete 25 punti energia per attivarlo. Però, per ogni secondo che
passerà, vi servirà 7 punti di energia, ogni secondo, per farla durare. Abbiamo assorbimento al secondo 160 punti. Raso d'esplosione è dai 6 metri ai 50 metri. Varia da quanti colpi subirete e quanto rimanete lì a attendere. Avete una percentuale di conversione 0,03%. La durata del potenziamento è di 8 secondi, quindi la massima durata che potete attendere è 8 secondi che durerà la vostra abilità. Ci saranno delle carte per variare queste caratteristiche. Varie carte. Se volete sapere come dove trovare queste carte, scrivete nei commenti che ve lo spiego. Se vi piace sotto il video, mettete un bel pollicione in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere altri video. Ciao ciao, al prossimo video. Ciao!